Buongiorno, eccoci, eccoci di, di nuovo. nuovo. Grazie per aver pazientato sotto Grazie. il sole. Siete eroici, Grazie. come al solito. Allora andiamo subito. con le bottigliette d'acqua. Sì, fa molto caldo. Grazie per la allora, pazienza. Lo, lo conosciamo bene, ma giusto presentarlo come si deve: è avvocato, è, stato, è docente di diritto privato, è diventato presidente del consiglio nel 2018. Come è finita? Lo sappiamo. Lo sappiamo bene. Dal 6 agosto 2021 è presidente del Movimento 5 Stelle. Con noi lo ringraziamo Giuseppe Conte. Buongiorno Presidente, grazie. grazie. Pensavo volesse suonare davvero la batteria. Era il colpo. Voglio approfittare di questo applauso per ricordare dare una comunicazione di servizio. Alle 15:15 .15 in diretta streaming su il ilfattoquotidiano.it e sul canale YouTube del Fatto riproporremo l'intervista di Peter Gomez a Domenico De Masi. Ci tenevo a ribadirlo. Che come sappiamo ci ha lasciato ieri, ha lasciato un grande vuoto, ma lascia come tutti i grandi, tanto seminato in tutti noi. Allora, posso. Per, permettetemi subito di spendere due parole perché l'ho ricordato anche ieri, ero alla festa dell'unità a Ravenna. Domenico De Masi è stato un grande pensatore, pensatore a tutto tondo perché non è stato solo un sociologo, un professore universitario, ma quello che gli ho sempre invidiato è stata la grande capacità di riuscire a perseguire un sapere interdisciplinare, cosa oggi rarissima, oggi c'è il dominio della iperspecializzazione. Però non è stato solo questo, un punto di riferimento anche in, a livello internazionale era un grande appassionato di politica. Ieri ho fatto una battuta alla festa dell'unità, ho detto pensate, marxista, per il fatto di averci difeso delle volte quando evidentemente ne era convinto, è passato anche per Grillino. In questo paese c'è questo rischio. Beh, perché il pensiero libero. Però, spesso è stato, però è stato un grande uomo, di grande umanità, un grande galantuomo, un grande intellettuale meridionale. Ricordo solo questa espressione. Pensate, quale importanza dava anche all'educazione, alla cortesia nei rapporti, all'affabilità. Quando c'era qualcuno, parlavamo, c'era qualcuno che secondo lui. Era volgare nella modalità, nell'approccio, nella mancanza di rispetto dell'altro lui diceva è un cafone. Sì. Grazie, Presidente, anche per questo ricordo, se Grazie. si vuole accomodare al centro. E allora a moderare questo incontro. Due, due firme, due grandi conoscitori del Movimento 5 Stelle, autori e autrice anche di tanti scoop. E allora chiamiamo i colleghi Luca De Carolis, De Carolis e, Paola e Paola Zanca. Buongiorno. Grazie. A, a voi, palco, grazie. A voi, grazie. Buongiorno a tutti e grazie. Rinnoviamo il ringraziamento a sopportare questo sole e a partecipare. Insomma, è sempre, non, è, non va mai dato per scontato. E mh, noi cominciamo eh, riannodando un filo che ha tirato il ministro della difesa Crosetto nell'intervista di poco fa, che ha detto una cosa diciamo, mh, molto semplice, <ride> eh, ovvero se eh, i 5 Stelle quando sono stati al governo e c'è stata la prima occasione di dover eh, votare l'invio di armi in Ucraina, le hanno votate, hanno fatto quello che abbiamo fatto noi, e eh, diciamo, probabilmente, se fosse, fossero ancora al governo e se Giuseppe Conte fosse ancora presidente del Consiglio, non avrebbe avuto diciamo, alternative a fare quello che stiamo facendo noi. Risposta: Allora eh, è vero, ri intanto, riannodiamo i fili. Che avete votato è vero. Eh certo, Riannodiamo i fili. Primo decreto a caldo adottato per il conflitto russo-ucraino. Noi l'abbiamo votato e l'abbiamo dichiarato pubblicamente, sono atti pubblici. Di fronte a una tale asimmetria, per noi è stato un voto molto sofferto, dichiarato pubblicamente. di fronte a una tale asimmetria sul piano degli assetti militari, se non vogliamo consentire che nel giro di qualche settimana l'Ucraina venga tutta occupata dalla Russia e poi ovviamente un negoziato di pace diventa difficile, dobbiamo assolutamente intervenire a caldo. Però abbiamo detto subito a Draghi, questa non è la soluzione, non è la prospettiva di un conflitto militare che noi vogliamo assecondare. Quindi oggi votiamo questo, diamo i primi aiuti militari con grande, ripeto, percorso sofferto internamente, ma poi da domani mattina lavoriamo perché l'Italia ti chiediamo che l'Italia sia in prima fila per impostare un negoziato di pace. Cosa che non è stato fatto. Quindi è inutile che oggi Grossetto dice... Noi eravamo in maggioranza e abbiamo sempre battuto questo tasto al punto che eh, poi non ci sono state più votazioni, perché come eh sì, sì, lo so. loro dicono abbiamo votato 6, 7 volte gli aiuti, dicono delle fandonie, perché hanno costruito purtroppo un decreto in cui poi non sono più venuti né in Parlamento a discutere, abbiamo chiesto un dibattito in Parlamento trasparente per consentire a tutti voi di poter seguire le varie posizioni e poi sono andati sempre al Copasir, che è il vincolo del riservo e della segretezza, ogni volta che c'è stato un aiuto militare. Quindi noi non abbiamo approvato tutti i successivi aiuti. Non dicano stupidaggini. Per quanto riguarda la nostra posizione pubblica, ma secondo voi, scusate, essere in maggioranza, essere all'opposizione, c'è cioè per noi cambia qualcosa? abbiamo dimostrato di essere coraggiosi sempre quando eravamo al governo abbiamo preso posizioni scomode non solo per molte forze qui in Italia ma anche all'estero anche nel contesto internazionale siamo stati sempre con visione e con coraggio a difendere le nostre posizioni quindi lei crede che anche nella cornice della Nato lei da Presidente del Consiglio avrebbe potuto avere margini di manovra differenti rispetto a quelli che ma io mi sarei manovra... assolutamente guardi, il problema della Nato è questo anche a Washington bisogna capire come funzionano le cose. Anche a Washington, intorno al tavolo di Biden, non è che tutti quanti si siedono intorno al tavolo e la pensano tutti allo stesso modo. Ci sono anche tanti, tante colombe intorno a quel tavolo. Poi, ovviamente, prevale il momento in cui semmai prevalgono i falchi. E così, all'interno del consorzio NATO, se tu vai lì e ti devi accreditare per stare a Chigi e pensi che il tuo accreditamento passi dagli Stati Uniti. E questo è il problema della politica italiana. Quando voglio andare al governo passano dall'ambasciata americana, vanno a Washington. È sbagliato. Io non ci sono passato e, e sempre si narra sempre di questo rapporto speciale con Trump. Ma il rapporto speciale con Trump nasce non da un mio atteggiamento di sudditanza, nasce. Se conoscete un po', avete compreso il personaggio, ho una simpatia personale sua nei miei confronti Giuseppe, che scatta subito. Giuseppe l'ha inventato lui. Ma questo non ha mai comportato... Io ho fatto un vertice in cui Trump, il vertice a Londra, ha passato, eravamo intorno a un tavolo, oggi vi racconto qualche aneddoto. Intorno a un tavolo eravamo tutti e si è fatto dare una scheda durante il suo intervento, siamo rimasti un attimo tutti sorpresi, dice dove sta andando a parare. Si è fatto dare una scheda col contributo di tutti i paesi chi era sopra e sotto il 2% del PIL. Voi sapete che bisogna dare alla Nato aiuti, ci si è impegnati a questo. Noi eravamo sotto, quando è passato al mio turno, eh, ho detto: Caro, caro Presidente, l'Italia è in condizione in questo momento di non poter rispondere. Io non posso fare tagli sociali, tagli alle istruzioni, alla sanità per. Eh, rifornire purtroppo la Nato è una se siamo alleati tu per primo devi capire la posizione dell'alleato e la devi rispettare altrimenti non siamo alleati sì, sì, sì. ma sudici certo però è una scelta solo rinviata purtroppo perché noi quell'impegno l'abbiamo preso e <ride> prima o poi diciamo. ma una cosa è il tendenziale un'altra cosa è dire come è, sta è stato fatto con Draghi ci siamo ritrovati a un certo punto che con tutta noi parlavamo di agenda sociale vi ricordate con Draghi e lui a un certo punto avevano confezionato Addirittura di mettere sul piatto 10-15 miliardi, cioè noi non è che abbiamo fatto il super bonus per costruire armi e munizioni con l'extra gettito. Assolutamente no. Presidente, Presidente. rimaniamo un po' nell'ambito dei rapporti internazionali. No? Abbiamo la nostra Presidente del Consiglio che è in questo momento al G20 in India e oggi le cronache dei vari giornali raccontano che apparirebbe già formalizzato al primo ministro cinese il fatto che l'Italia uscirà dalla via della Sita, questo accordo che era stato stritto dal suo governo. Allora le voglio chiedere, questa decisione di Giorgia Meloni, uno, se è figlia delle pressioni statunitensi, cioè degli, degli americani, eh, due, loro sostengono che dobbiamo uscirne perché non è stato vantaggioso per l'Italia, perché comunque il nostro export rispetto a Francia e Germania, che non avevano sottoscritto l'accordo, <coughs> non è decollato, ecco. In sintesi, Giorgia Meloni è troppo passiva rispetto a Washington, invece voi eravate troppo, diciamo, il suo governo era troppo diciamo, sensibile a Pechino? Ah, io veramente non so quando si parla di Giorgia Meloni di quanti volti eh, noi parliamo, perché in campagna elettorale si è presentata, ha chiesto voti con delle posture, delle posizioni, battendo i pugni sul tavolo. Ha detto che sarebbe finita la pacchia per l'Europa ha detto che avrebbe difeso gli interessi nazionali, loro hanno ci fate caso che non parlano più di patrioti? Adesso anche loro iniziano un po' questa frase, no? dicevano che avrebbero difeso gli interessi nazionali, loro erano i veri patrioti. Adesso, permettetemi questa espressione poco elegante, loro stessi si stanno mosciando. Ma perché si stanno mosciando? Perché evidentemente dopo che prendi l'applauso, fa una legge di bilancio e prendi l'applauso dei falchi dell'austerità, Dopo che addirittura sposi una linea per cui rinneghi tutte le politiche espansive, noi oggi il problema è addirittura siamo andati oltre i falchi dell'austerità, ce l'abbiamo qui a Chigi, non stanno più neppure a Bruxelles, un altro poco. E sul, per quanto riguarda il contesto internazionale idem. Quindi assolutamente non scontenta Washington su tutto, ma invece con tra alleati bisogna parlare in modo chiaro. Per quanto riguarda il capitolo cinese, Leggo l'ultima agenzia, guardate, me l'hanno mandata adesso, l'ultima dichiarazione che in, queste, in questi minuti sta rilasciando Meloni. Andrò in Cina quando avrò più elementi su sviluppo delle nostre relazioni. È un anno che stai a Chigi, ma devi ancora studiare. Cosa devi studiare? Cioè, e poi si è affrettata a dire non rinnoviamo, non rinnoviamo l'accordo, mi pare di capire, ancora c'è una qualche ambiguità. Io vorrei pure capire, ma sulle posizioni, sui dossier più importanti. L'incertezza, la stessa incertezza ci fa male. Dovresti prendere posizione. Allora non rinnovi l'accordo perché non è stato conveniente e poi dicono, Tajani e, e, e la stessa Meloni, preannunciano che andranno a rispolverare un accordo, un partenariato strategico. Ma io vi vorrei far leggere che cosa c'è scritto nell'accordo sulla via della seta. È molto meno di un accordo di partenariato strategico. È stato firmato... Da 12-13 paesi europei prima che lo firmassimo noi. E lei si affretta a dire: no, attenzione però, noi non è che se non lo rinnoviamo è per compiacere gli Stati Uniti, è per compiacere chi? Se a noi ce l'hanno chiesto gli imprenditori italiani per migliorare la bilancia commerciale. Allora vedete, vedete che quando si difendono gli interessi nazionali, veramente si viene in Parlamento, si parla in modo trasparente si chiariscono gli interessi in gioco e si tutelano quegli Presidente, interessi ma lei quando strinse quell'accordo da parte americana che segnali ebbe cioè gli americani si arrabbiarono e dissero guarda cosa stai facendo per via di Ma ha avuto dei segnali assolutamente l'ho già detto l'ho già detto quando ebbe una conversazione con Trump in cui lui effettivamente ebbe dei motivi per dolersi espresse delle motivazioni in questa direzione ma io fui molto chiaro, disse: Io difendo gli interessi dell'Italia. Io non posso non pensare a incrementare, a migliorare la nostra bilancia commerciale. Germania, Francia, rispetto a noi, hanno una bilancia pazzesca con la Cina, molto più conveniente. Io sono molto indietro. Quello è il mercato. Il 20% dell'economia mondiale è lì in Cina. Io non sto svendendo i miei interessi strategici, non sto mettendo in discussione l'alleanza con voi. E gli dissi anche, tanto è vero che contemporaneamente io ho rafforzato il perimetro di sicurezza nazionale, è un termine tecnico, la golden power, per cui abbiamo creato uno strumento contemporaneamente per rafforzare i nostri interessi nazionali. Tanto è vero che l'abbiamo utilizzato in qualche passaggio delicato già con me, poi è venuto Draghi e ha continuato. Quando ci sono in gioco interessi anche aziendali importanti, noi abbiamo lo strumento per difendersi. Così si difendono gli interessi nazionali, non facendo gli scendiletto di qualche altro paese, per quanto strategico sia. Sì. Senta, l'ho già citato prima il super bonus e eh, diciamo, è tornato d'attualità perché eh, diciamo, è diventato un po' il capro espiatorio per cui... Questa manovra eh, avrà margini ridotti di, eh, di manovra, appunto. E la domanda è: col senno di poi, lei crede che eh, andassero messi dei paletti a quella misura? Parlo, di, per esempio, di un, un tetto ISE per chi poteva accedere a, a, a questo bonus? E la seconda, sempre su questo, è. Cosa ne pensa dell'intervista che ha fatto qualche giorno fa il suo ex ministro dell'economia Gualtieri, eh, che ha detto che quella era una misura che doveva essere a tempo. Prorogarla è stato un errore. Allora non puoi pensare di costruire una politica espansiva come quella del super bonus 110% e portartela avanti negli anni a venire. Anche nel nostro disegno originario, era una misura a tempo. Eravamo in pandemia, vi ricordate? Eravamo disastrati, dovevamo creare le condizioni per un grandissimo rilancio. Le abbiamo create. Non sto qui a ripetere: un milione di nuova occupazione per un governo in tempi di emergenza, pandemica e poi energetica è veramente l'obiettivo prioritario: salvare le persone e creare nuova occupazione. Abbiamo con 80 miliardi, 88 miliardi, ricavato 200, 200 miliardi di ritorno. Pensate, tra quelli immediati nelle casse dello Stato e tutto il volume economico che si crea nell'indotto, indiretto e via discorrendo. Abbiamo tagliato le emissioni di CO2, cioè quella è una misura che io sottoscrivo cento volte. Poi che cosa è successo? È successo che molti esponenti di questa maggioranza, ma loro vedete, poi si svegliano la mattina e sono come lo smemorato di Collegno, no? Che si svegliano e dimenticano tutto hanno, se voi andate a vedere, sono atti parlamentari ufficiali, andate a vedere che questi stessi che adesso parlano, non bisognava farlo, sono quelli che hanno chiesto la proroga, l'estensione, ci hanno iniziato a fare la gara anche in Parlamento per prorogare ed estendere questa misura. Adesso nascondono la mano sì, sì, ci e sono si tolgono i parlamenti di lollo brigida, di fazzolari. Chiaro, quindi eh, da, da questo punto di vista rispondo poi specificamente alla sua domanda, mettere inizialmente una soglia ai sé che astrattamente funziona. Io consento soltanto a chi non ha capacità contributiva, quindi ha redditi bassi, di poter beneficiare il 110%. Chi c'è i soldi non glielo consento. Ma scusate, non avremmo assolutamente efficientato i condomini. Nei condomini non è che ci sono solo tutti quelli che abitano, che hanno, abitano i condomini, hanno una soglia isa bassa. Certo, no, Quindi beh, per dare quel boost, di... quella spinta iniziale, era necessario diffondere. Poi dovevi governarla, portarla progressivamente a una soglia ovviamente più accettabile nel tempo. Perché quella attenzione, eh, cerchiamo di capire perché sennò qui è un dibattito drogato che non vi fa capire nulla, perché si crea confusione apposta. Noi dobbiamo andare in quella direzione, non abbiamo alternative, perché consumo di suolo non ce lo possiamo più permettere. Dobbiamo assolutamente efficientare sul piano energetico gli edifici, dobbiamo operare una rigenerazione urbana del nostro patrimonio immobiliare che è vetusto e ce lo chiede l'Europa perché c'è una direttiva. Quindi questo governo che critica dovrà andare in quella direzione perché ci sono vincoli europei in quella direzione. Presidente. però quindi avete sbagliato a prorogarlo o no, secondo lei? Al di là del fatto che è stata una scelta condivisa e voluta da tutti? Ma assolutamente, guardi, non ci abbiamo sbagliato, ripeto, a prorogarlo. Poi ci sono state alcune ultime norme che probabilmente sono state esagerate. Il vero problema adesso, e questo riguarda tutte le forze politiche, ripeto, perché tutte l'hanno sottoscritto e, e tutte hanno contribuito a confezionare queste leggi, questi interventi normativi. Oggi sono crediti incagliati, ci sono persone in difficoltà, bisogna intervenire su quelli perché lo Stato deve mantenere la parola. Presidente, ehm, gli ultimi sondaggi, anche va fatta un po' la tale, sondaggi insomma, sono sempre un'indicazione un tendenziale, insomma, raccontano che il movimento cresce abbastanza nelle ultime settimane rispetto a luglio, insomma, no? i sondaggi dei primi di questo mese, mentre il PD sembra più statico, insomma, nelle rilevazioni. La domanda è duplice, la prima è perché il movimento sta crescendo, perché il taglio del reddito di cittadinanza paradossalmente sta portando più consenso, cioè la gente si rende conto degli effetti del taglio di questa misura che per voi è sempre stata una bandiera. E l'altra domanda invece è connessa ai vostri vicini di casa del PD. Lei ieri sera è stata alla festa dell'unità con Bonaccini. Glielo chiedo proprio brutalmente. Lei ha la sensazione che nel PD sia già partita la caccia al segretario? C'è aria di... Stanno provando a tirare giù anche Elish Line, che sarebbe l'ennesimo segretario del PD che dura più o meno come un gatto intelligenziale? A ah, cipicchia. Allora, per quanto riguarda i sondaggi... Eh, tutti gli amici le amiche che lavorano con me quotidianamente sanno io dico sempre i sondaggi contano quel che contano a noi interessa la traiettoria la direzione di marcia e di sviluppo della nostra azione politica questo è fondamentale io credo credo che stia succedendo questo il movimento ha sofferto tanto perché ci sono stati degli smottamenti dei traumi interni come sapete questo e soprattutto con una grande aggressione mediatica questo ha fatto pensare forse anche a molti di voi qui presenti che noi abbiamo tradito beh non lo so può essere uno ci sarà che Vabbè, ha pensato non c'è nessun <ride> è tutti è in buona fede però qualcuno fortunato. può essere rimasto suggestionato ha pensato sarà, dai, il movimento 5 Stelle si sta sfaldando il movimento 5 Stelle tradisce ha tradito gli impegni originari anche questa cosa attenzione vi richiamo questa cosa su cui hanno giocato molto grandi firme, grandi soloni, esperti, politologi, eccetera. Il Movimento 5 Stelle governa a destra, governa a sinistra, in alto con chiunque pur di mantenere la poltrona. No? L'avete sentita spesso ripetere in tv. Scusatemi, cosa c'è di più coerente nella politica? se non presentarsi alle elezioni 2018, faccio l'esempio ultimo, quello che mi riguarda, perché io ero, vi ricordate, candidato come, ero stato presentato come ministro in pector e poi sono stato addirittura indicato come presidente del Consiglio. Vi chiedo, cosa c'è di meglio per una politica sana, una buona politica, che presentarsi alle elezioni con un manifesto elettorale, con obiettivi chiari, non ambigui? Non dovevo dire faccio questo, ma poi posso fare anche questo e poi non si sa se farò quest'altro. Obiettivi chiari e perseguire l'intera legislatura per realizzare quegli obiettivi. Questo ci ha consentito di realizzare l'80%. Sì, però... Questo ha consentito di dire a osservatori assolutamente non benevoli come Giuliano Ferrara di dire che Siamo stata la forza politica che ha realizzato più riforme negli ultimi decenni. Le coalizioni decenni. con cui si governa però non sono ininfluenti, è chiaro ma che noi, se sto Con Salvini, e eh, o... veniamo a noi: eh. non abbiamo mai dichiarato noi saremo in coalizione nel 2018, non abbiamo detto andremo in coalizione solo con Tizio, solo con Cani. Abbiamo giustamente si è fatto una campagna elettorale in cui uno sperava, ma era un miraggio di poter avere un monocolore. Ma se non lo puoi formare, siamo stati costretti dopo tre mesi a formare un governo con la Lega il PD aveva detto di no, giusto? vi ricordate il colpo di ingegno di Renzi che a un certo punto va in tv e di... quindi a quel punto lì dopo tre mesi o si ritornava a votare o si faceva un governo a quel punto lì cosa c'è di più trasparente che fare un contratto mai fatto in Italia di governo in modo trasparente in cui diciamo la verità per 70-80% c'erano nostre misure e per un residuo c'erano anche delle obiettivi della Lega che abbiamo cercato ovviamente di dover accettare in un compromesso. Cioè, Dopo non è cosa il presidente De di sicurezza in quel pacchetto. E infatti nel conte 2 per quel che non hanno funzionato, per quel che era stata una richiesta eccessiva della Lega, siamo subito intervenuti a modificarli. Però dico questa è coerenza politica o no? Però io vorrei capire una cosa. Direvi lei... qual è la coerenza? Quindi... Sono gli obiettivi che contano, o noi dobbiamo oggi, come ci chiede tutto il mondo, è... se ritrovatevi in una stanza con Elish Lai, con Tizio Capitano, fate un'alleanza strutturale oggi, poi programmi, contenuti, poi si vedrà. È chiarissimo, però la domanda allora è questa: cioè quindi lei pensa che l'esperienza del contratto? Sia replicabile. È o voi ormai eccezio... siete stati è collocati stata... stabilmente nel centro-sinistra, o potrete risedervi a un allora... tavolo e fare un contratto con chi vorrà allora, firmarlo insieme a? È stata un'esperienza eh. eccezionale. Quella che appartiene a una fase storica del movimento. Perché dopo di allora, ovviamente, abbiamo c'è un nuovo corso. Ci sono io. Per prima cosa, abbiamo lavorato a una carta dei principi e dei valori. Quindi abbiamo cercato anche di rafforzare l'identità del movimento. Un'identità, attenzione, che già c'era, perché è nato con una vocazione pacifista, è nato con una vocazione per quanto riguarda la tutela, la protezione dell'ambiente e della biodiversità, è nata con vocazioni anche per quanto riguarda gli obiettivi, anche di una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni. Tutto questo già c'era, l'abbiamo esplicitato meglio e questo oggi ci ha consentito. Di poter chiarire che noi con questa testa non ci andremo. Presidente. Vediamo un video. Vediamo un video. Però il presidente con sapienza e esperienza, ha eluso la domanda sul destino, il presente e l'avvenire prossimo della segretaria del PD. Lo vede a rischio. Ah, ma sì, no, ragione, lo lo è no fuori. Fuori. ma lo eluso. Caro di Carolis, ha per il semplice motivo che non sarebbe assolutamente opportuno che io mettessi a fare previsioni in casa altrui, c'è un video che ci facciamo mandare in onda, così torniamo sul discorso destra-sinistra. Buon 25 aprile, buona festa a tutti. Eh, finalmente iniziano a esserci le premesse perché questa sia una festa condivisa. Il dato oggi è che anche la Meloni vuole che questa sia una festa condivisa, rinnega le nostalgie del fascismo, ne prendiamo atto. Rivendica che non ci sia il riconoscimento di una legittimazione democratica di una forza politica rispetto alle altre, e io su questo sono pienamente d'accordo. Presidente, ehm, lo ridirebbe a distanza di alcuni mesi, diciamo che nel movimento qualcuno si irritò un po', no, magari allora, che ci sta anche guardando oggi. Questo è un discorso molto sottile, consentitemi qualche secondo su questo passaggio. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale dove ovviamente siamo andati da soli, lo sapete tutti, il PD ha iniziato a martellare, vi ricordate, rosso e nero, Uh, ha creato quella dicotomia è iniziato un percorso di demonizzazione degli avversari, va bene? Questo è successo già con Berlusconi. Io ero nella società civile, facevo il professore, avvocato, non ho mai avuto nessuna simpatia per quel modo di fare politica, assolutamente da giurista contrario a qualsiasi legge ad persona eccetera. Però anche lì ho sempre pensato che demonizzare l'avversario significa in qualche modo contribuire a radicalizzare, a rafforzare il campo avverso. Questo è il tema. Allora, memore di questo e soprattutto memore del fatto che comunque siamo di fronte a un partito quello di Giorgia Meloni che lì da anni partecipa da anni alla vita parlamentare democratica ho subito colto l'insidia di chi si alza il mazziere di turno e dice tu puoi governare e tu no, tu sei legittimato sul piano democratico e tu no. Chi lo fa questo? Chi ti dà il diritto di farlo? Detto questo, dobbiamo, non possiamo, dobbiamo criticare tutte le derive, le involuzioni che sul piano ovviamente nel dipanamento dell'azione politica, tutti ad esempio i tentativi di stravolgere la nostra carta costituzionale, tutte le insidie. E il disegno che ci può essere dietro un percorso politico. Però così siamo più forti. Perché siamo più forti? Perché valutiamo i fatti, valutiamo i percorsi e non a prioriisticamente diamo noi i voti, assegniamo in modo pregiudiziale, arrogantemente, noi le bandierine. Secondo lei, quindi, comunque il percorso che Giorgia Meloni ha fatto, il percorso che Giorgia Meloni ha fatto diciamo di. Uh, evoluzione rispetto anche alle origini storiche del partito da cui è nato Fratelli d'Italia è compiuto o ci sono ancora delle ambiguità? Mm. Soprattutto magari non nella classe dirigente nazionale ma insomma sui territori. Innanzitutto mi piacerebbe che venisse fuori che quando si parla del periodo fascista non si dica solo hanno sbagliato a fare le leggi antiraziali ma dicano che era una vera e propria dittatura eh, in tutte le sue componenti, in tutti i suoi obiettivi politici, punto. Va bene? Delle pulsioni ci sono ancora, dei rigurgiti ci sono ancora, ma vi dico quale sarebbe... A quale governo, a quale forza politica verrebbe in mente come primo atto ti insedi al governo con tutto quello che c'è da fare. Siamo venuti fuori. Draghi è andato a casa perché non ha coltivato l'agenda sociale, non si è premurato assolutamente di costruire un percorso con noi per rilanciare il paese di fronte a una crisi delle famiglie, un ceto medio impoverito già evidente, via discorrendo, famiglie che erano già in difficoltà, erano tutti in difficoltà, fasce fragili che addirittura iniziavano già a non reggere neppure col sistema eh, di protezione del reddito di cittadinanza, a chi verrebbe in mente come prima norma un Rev Party con una norma, uno Stato di polizia che manco in Sud America concepirebbero? Eh, Sud America, attenzione, non offendo nessuno, Sud America ovviamente dei regimi passati e eh, non attuali, che per carità. Quindi ci sono delle pulsioni assolutamente pericolose. Però ripeto, qui non è questione, è questione di valutare... Le singole azioni. Per esempio, mi preoccupa molto la prospettiva di riforma costituzionale cui si stanno avviando. Stiamo, io ho cercato un po' in questo momento di mettere insieme in, i tasselli, no? perché di fatto non c'è ancora ufficialmente un progetto. Voi del Fatto Quotidiano avete anticipato una bozza, una bozza che definisco orripilante. Orripilante, infatti l'hanno ritrattata? Sì, adesso pare... ha detto Li che avete non era subito spaventati quella. soltanto ci che iniziato ha messo il dibattito. Su, ci ha messo solo quelle 48 ore a dirlo dirla. che no, ma vedete, stiamo parlando di. possiamo parlare di avventurismo costituzionale? Possiamo parlare. Cioè il fatto stesso che hanno ritirato quella bozza adesso pare che ce ne sia un'altra abbastanza parimenti orripilante. Cioè il problema qual è? Il problema è che ci sono convinti che occorre una assicurare stabilità ai governi. Questa è una cosa che noi lo diciamo da tempo. Io l'ho sempre detto, vi ricordate quando dicevo, io ho dovuto fare a sportellati in Europa. Lei va e prende applauso ai falchi dell'austerità, io vado in Europa e porto 209 miliardi. Ma qui... Però attenzione, no, no, un attimo, quei 209 miliardi... Ho rischiato di non portarli perché? Perché se Renzi vi faceva cadere un attimo prima noi non avremmo avuto nulla. Capite? Quindi noi siamo appesi a un pugno di voti dell'avventuriero politico di turno che potrebbe creare una crisi al buio con grave danno al Paese. Ve lo faccio vedere subito, nel senso che vi faccio vedere delle foto che raccontano un po' rapidamente le la, eh, la, esperienze, diciamo, di centrosinistra sinistra degli ultimi vent'anni. Allora, questa è la famosa foto di Vasto, appunto Antonio Di Pietro, questa è la foto di Narni, che era un altro esperimento di coalizione allargata, e poi arriviamo al tavolino di Campobasso dove lei con, si è seduto con Schlein e Fratoianni. A proposito del tema di... Essere, eh, diciamo, queste um, coalizioni parcellizzate. Un aperitivo. Eh, un aperitivo. Lei che ha preso, presidente? E eh, Non mi ricordo. Un eh, analcolico. Continuano a rispondere. Per mantenermi lucido, <ride> diciamo che effetto le fa vedere queste foto? Perché non hanno portato un gran bene, ecco, diciamoci questo. E oh, secondo guardi, lei che, che cosa va cambiato? voi eh, chiaramente c'è eh, in una società dell'immagine la canita dice non c'è nessuna foto ricerca. ma in parlamento nella società dell'immagine c'è la canita ricerca ma lo capisco pure dall'intero sistema mass mediatico di trovare la foto, l'icona e poi di lì costruire un percorso di successo, insuccesso eccetera. Secondo me la politica è altro. La politica soprattutto non può essere incontri di vertice, incontri a tavolino, deve essere un confronto costante, molto faticoso. Perché solo così noi, come Movimento 5 Stelle, potremo mantenere l'asticella alta. Io lo dico sempre. Adesso, per esempio, ci sono delle elezioni regionali importanti, molte regioni vanno al voto. Noi non abbiamo un, come dire, una direttrice precostituita. Io ho detto a tutti i gruppi locali, a tutti i coordinatori territoriali: fatemi sapere, fateci sapere se ci sono le condizioni. Per andare in una coalizione che assolutamente ci renda ambiziosi negli obiettivi. Noi non possiamo tradire la fiducia di quei cittadini che ci votano. Secondo me, questo Ieri è il grande Schlein limite della politica. Accordi... Eh? Ieri Alice Schlein le ha chiesto di fare un accordo strutturale per tutte le regionali. Non può essere, non può essere perché non ha senso. Non può essere, ma lo dico, non voglio che il titolo sia Conte chiude la porta in faccia a Ellis Schlein, non è questo ma il titolo. Ma fare un accordo strutturale tradisce, invece il discorso è un altro. La mia indicazione che sto dando è non andiamo da soli per partito preso, perché è chiaro che non si vince. Quindi vediamo se ci sono le condizioni per una coalizione che ci consenta di essere ambiziosi e gli obiettivi politici. Se ci sono profili di candidature che ci assicurino la massima garanzia, perché poi le persone sono anche deboli, l'abbiamo visto tutti, possono essere anche... quindi scegliere dei candidati è complicatissimo. Presidente, l'aria che tira è che farete l'accordo in Sardegna e in Abruzzo e in Piemonte proprio no. Eh, è che tira. Stiamo lavorando, oh, lei, lui ne vuole sapere più di me, cioè, è il... <ride> questi sono i fatti. Stiamo lavorando e permetterci di lavorare, nulla ancora è deciso. Ci sono dei percorsi sicuramente avviati, eh, in, alcun, in qualche caso un percorso di coalizione no. che promette di chiudersi bene, in altri credo che non ci saranno i presupposti, ma stiamo ancora e un laboratorio ancora aperto. Quindi in qualche caso non c'è presupposto, quindi mi ha anche risposto alla fine anche se è tirato via. No, andiamo, però, invece sempre... Però posso dire, scusate, io voglio solo lanciarvi un messaggio a questo palco perché eh, ho interrotto un attimo il discorso sulla riforma costituzionale. Ci sono due aspetti, guardate, eh, tenete a mente questo. Noi abbiamo un Presidente della Repubblica che è unanimemente una figura istituzionale, al di là del fatto che Mattarella di per sé è molto amato, che diciamo è un... Quadro un punto di equilibrio del sistema, giusto? E non lo possiamo ovviamente diminuire, mortificare nelle sue prerogative. Poi abbiamo un sistema parlamentare. E coloro intervenendo in modo con un pasticcio che è quello che si pronuncia non una riforma, ma un pasticcio costituzionale, verranno inevitabilmente a comprimere le prerogative del Presidente della Repubblica e a comprimere il ruolo del Parlamento. Perché questo significa. Premierato comunque la si giri, comunque la si rivolti. Non lo permetteremo. Presidente mm. sempre in termini rimanendo centrosinistra e dintorni, adesso si va, ci sono regionali, le citate, le amministrative e tutto il resto, però l'appuntamento che sarà un po' uno snodo per la politica italiana a tutti i livelli saranno le europee di giugno. La domanda anche qui è duplice. Il primo, voi il PD, come riuscirete a conciliare l'esigenza di fare un po' più asse? Per esempio, sul salario minimo sembra aver funzionato no? questo lavoro cosa. Ma con la necessaria competizione in una tornata elettorale che prevede il sistema proporzionale, quindi ognuno va per sé e cerca di possibilmente rubare i voti agli altri, anche perché lei schlein avete insomma, diverse affinità programmatiche. La domanda connessa è: questa partita che si gioca a sinistra e dintorni? Michele Santoro, che vuole fare una lista, vorrebbe fare una lista pacifista, che vorrebbe aggredire innanzitutto i vostri voti sul tema della guerra delle armi. Come si pone? È un fattore di disturbo? Può togliervi i voti, Toglie i voti dalla sinistra del PD? Lo fa perché magari sperava di essere candidato da lei, ma non vi siete messi d'accordo? Ma allora, per quanto riguarda la prospettiva delle elezioni europee, ovviamente, come sapete, ogni forza politica si presenta in una logica di proporzionale da sola. E noi credo ha funzionato molto. Ditemi voi se mi sbaglio, quella, quella linea che abbiamo avuto, quell'impostazione che abbiamo avuto con le ultime elezioni politiche. Cioè noi salvaguardiamo assolutamente la democrazia interna diretta. Si votano per le candidature. Per vedere diciamo chi sono le figure di candidati che vengono più apprezzati e votati all'interno degli iscritti, ma poi c'è anche una componente, un innesto dalla società civile, alcune figure che possono arricchire la nostra azione e rinforzare la nostra azione politica. Ha funzionato? Ecco, allora vorremmo fare lo stesso anche per la prospettiva della campagna europea. E da questo punto di vista... Per quanto io non riguarda s... i capilista, ovviamente... Cioè... Ma vedremo a tutti i livelli, insomma, se c'è qualche buon apporto lo valuteremo. Adesso vi assicuro che non abbiamo... La lista Le liste in tasca, ma non abbiamo ancora iniziato ad affrontare. Però i capilista li sceglierà lei, presidente. Come chi li sceglie come iscritti o li sceglie lei? Beh, attenzione, non è problema che li scelgo io. È che se chiediamo a una grande personalità, come è stato Perderà o Scarpinato, di poter partecipare al nostro progetto politico, e dal confronto abbiamo reciprocamente delle garanzie che si può lavorare insieme. Non, non lo puoi mettere, mettere. l'ultimo della lista. <ride> Quindi... Quindi voglio dire, è, è, inutile intorno. Eh. Eh. Oh. è inutile girarci intorno. Senta, ma c'è un problema di nomi nel movimento, nomi, intendo di nomi che siano riconoscibili, che abbiano, eh, vado al punto, c'è il tema di, del famoso terzo mandato che permetterebbe di recuperare molte figure, facciamo un esempio a caso, cioè Roberto Fico che al momento è fuori dai giochi completamente ma è stata una delle vostre figure di spicco o oh, 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 altre ovviamente Bonafede Paola Taverna, Taverna sono vari nomi. Paola Taverna è qui eh, ecco. è, Sei andato? è in perché sapeva che l'aveva richiesta <ride> sta denominando persone che eh, meritano tutto vi farebbero no che meritano tutto il nostro applauso dell'intera comunità 5 stelle perché <ride> pensate si sono, si sono impegnate eh, condividendo il principio del doppio mandato, sono, hanno condiviso questo principio ma lo hanno condiviso non all'inizio che è facile, l'hanno condiviso alla fine quando hanno terminato il doppio mandato, hanno continuato a lavorare con noi e state nominando tra le persone più attive che lavorano attualmente con me e quindi voglio omaggiare anche il loro sforzo e il loro impegno. Per quanto riguarda la regola del doppio mandato, sempre... È una questione che mi viene imposta. Io stesso ho iniziato l'impegno politico con questa regola e non la metto in discussione anche perché. Attenzione un attimo, aspettate, fatemi concludere. Anche perché è noto: Beppe Grillo ritiene questa regola fondativa e lui è il garante, quindi è il fondatore, il garante e l'intera comunità ha viaggiato sempre con questa doppia regola. Poi è chiaro che c'è un problema, quello dell'esperienza, no? Per cui non dobbiamo perdere le esperienze tant'è, e qui voglio essere sincero con voi perché è uscito anche sui giornali qualcuno che ci ha seguito l'ha compreso io avevo anche pensato alla possibilità di una deroga su questo non mi sono trovato d'accordo con Beppe Grillo che è stato invece rigoroso nell'interpretazione perché poi anche la deroga pone i problemi come, dove, chi, dove Insomma, ci sono delle questioni poi la deroga, attenzione terzo mandato ma quando vince il terzo mandato che fai ti, ti privi dell'esperienza di uno che ha ancora più esperienza dopo il terzo mandato. E così gli altri partiti sono arrivati all'ottavo, al nono mandato, al decimo mandato. Quindi noi dobbiamo essere sempre a lavorare perché il movimento 5 Stelle, nel movimento 5 Stelle si pensi ciascuno che è nel movimento pensi alla prossima battaglia, non alla prossima candidatura. Visto che lo hanno nominato, mandiamo un'altra una, un clippa. Ultima. vi ho presi che eravate piccolini pieni di passione cazzo. adesso guardatevi un po' ammucchiati lì a guardare eh, il leader, volete il leader volete il leader voi dovete avere di nuovo rifare un po' di battaglia sui territori andare a vedere che come sarà ogni regione ha dei progetti meravigliosi raccogliete progetti, mandateli a Conte Conte prima o poi li capirà No, ci, ma ci vuole il suo tempo, ma poi ricapirà. No, guardate, siccome sono un po', sono un po a livello di comprentonio, un po' ostinato, allora mi sono circondato di un comitato per i progetti che sta avvaliando questi progetti, presidente. Allora, questo era il comizio a Roma di Grillo, a cui Grillo si presentò abbastanza a sorpresa, insomma, non so se lei... Po poche no, ore prima. Non era affatto per me una sorpresa, l'ho invitato io. Vabbè, la prendo per buona, secondo me lei l'ha saputa. No, la prendo tutto, tutto... per buona, se io le dico che è così, è così, punto. E ci credo, sicuramente, Ci credo, le voglio credere. Adesso va meglio. Eh, ma lo dico solo perché... Cioè, se uno mette in dubbio la mia parola, questo gli dà molto fastidio. Scusi, su questo sono... Eh, eh. Lei è un avvocato, quindi... No, non è avvocato, sono un uomo di parole è diverso. Visto, Presidente, che lei è un uomo di parola, allora mi dice un po', sempre rimanendo in tema Grillo, come vanno le cose con Grillo? Quanto vi sentite? E c'era questo famoso contratto? È stato scaduto, va rinnovato? Sembra che questo contratto che, che vi leva che a Grillo. Come vanno le cose da questo punto di vista? Ah, con Grillo, come ho sempre detto, ci sentiamo costantemente, non è una frase di lito. Poi, se vi, inter no, lo so, vi interessa tanto questo aspetto? Beh, insomma, Siamo uniste del movimento, insomma non Vabbè. è proprio uno che passa. No, no, i dettagli, quando, come ci incontriamo. Eh. Allora, sappiate, questa è una notizia, nessuno se ne è accorto, cos'è? Tre giorni fa, non so, quattro giorni fa. Sono stato un'intera giornata con Grillo, ve ne siete accorti? No, dovete schiattare, non ve lo fa... <ride> scherzo, scherzo. No, no, spero che lei non Vedete, delle vostri, si lo possono fare delle giugno, cose che non si vengono no. a sapere e loro stanno tutti lì a vedere, Ma incontrato, ha no, telefonato a Sono stato un'intera giornata con Grillo, ve ne siete accorti? Tiè. E che vi siete dove, detti dove con Grillo? Ci, ci racconti racconti? No, sono punto. stato a trovarlo eh, in Toscana, era in Toscana. Abbiamo parlato ovviamente di tantissimi temi. Quello che a Grillo preme, non so se lo conoscete, è veramente contribuire ad alimentare, a dare la spinta. Poi non è che ci sono soluzioni per ogni, problemi, eh, per ogni problema, però a continuare a dare questa spinta che lui ha dato sin dall'inizio al movimento. Quindi abbiamo parlato, volete sapere i dettagli, vi interessa così tanto: sì. intelligenza artificiale, eh, gli aspetti occupazionali. sono, Guardate, io sono stato a Cernobio. C'è stato un intervento sull'intelligenza artificiale di un professore che sta studiando questa materia, un professore universitario, ha parlato 18% di PIL di incremento, però non ha detto i tagli occupazionali che ne verranno. Sono intervenuto io dal palco a quell'uditorio a dire sì, parliamo dell'incremento per quanto riguarda il PIL. Oggi non puoi rimanere come paese indietro sull'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, ma vogliamo parlare, vogliamo prepararci per i tagli occupazionali che ne deriveranno, spariranno veramente interi comparti occupazionali, settori di attività saranno ridefiniti. Vogliamo parlare di questo? Vogliamo parlare in Europa adesso? Noi dobbiamo portare come forza politica, dobbiamo portare sicuramente una più equa, eh, diciamo così, politica fiscale. È impossibile che all'interno dell'Europa ci si faccia concorrenza con paesi europei. Possiamo capire... La competizione molto spesso sleale con altri paesi fuori dal circuito europeo. Ma all'interno dell'Europa no. Ecco, abbiamo parlato di temi concreti, specifici. Eh, sì, però io ero partito da una domanda. Il contratto di Grillo. Esiste? Eh, come no? L'abbiamo chiesto insieme a noi. Non abbiamo che... nulla da nascondere. È un contratto perché gli ho chiesto e gli abbiamo chiesto come movimento di darci un contributo. Voi sapete, Grillo... Credo che universalmente noto come uno dei più grandi comunicatori che ci siano stati nella nostra storia recente. E quindi lo abbiamo anche come consulente per aiutarci nelle campagne elettorali, per quanto riguarda suggerimenti nella comunicazione, per elaborare proposte, progetti comunicativi e via discorrendo. Scusami, siccome. Il, eh... È tignoso, eh? Sì, cioè, lei, cosa mi sfugge, Grillo... lei mi sfugge, <ride> ma io le comprendo. <ride> Va rinnovato? Già rinnovato, tiè. Già rinnovato. Senta, se la può consolare, diciamo, pensa quando le chiedevamo anche di casaleggio, di... Dimai. Siamo migliorati. Ah, eh, adesso soltanto di grill, ormai è una passeggiata. Però, questo, infatti, la domanda che le volevo fare è proprio questa. Eh, abbiamo passato anni, noi che abbiamo seguito il Movimento 5 Stelle, appunto, a eh, discutere, appunto... Grillo Di Maio, Casaleggio, eccetera. E Vedo Adesso, che non vi siete stancati. E eh, non ci siamo stancati, però aspetti, le, la domanda è un'altra. Eh, il, di, il, diciamo, il dibattito interno al Movimento 5 Stelle è oggettivamente sparito dai radar. Ora, questo può voler dire due cose: o che lei è stato molto bravo a eh, come dire a sedare, mettere, che insieme, ho dato il sonnifero. mettere insieme anime diverse, <ride> a parte quelle che ne sono, sono andate, oppure che il suo è diventato il suo, che il Movimento 5 Stelle è diventato un partito personale, nel senso di un partito con un leader forte e un dibattito interno più scarno, più azzerato, che ovviamente non è necessariamente un fatto positivo nemmeno per lei. Quale delle due? Allora, eh, io la metterei su questo piano, che è il piano che io vedo tutti i giorni, ovviamente confrontandomi con i parlamentari, confrontandomi con gli eletti a livello territoriale e gli iscritti. Oggi noi discutiamo molto di più di prima, solo che discutiamo al nostro interno, non con i giornalisti, che secondo me mi sembra più corretto se fai politica. Presidente, non è che prima discutevamo Cioè prima voi discutevate, tra no, no, di voi noi sapevamo e scrivete... No, guardi, no, voi sapevate visto... per un motivo, perché purtroppo succedeva questo. Iniziava una qualsiasi riunione anche quella, le riunioni di famiglia uno deve dirsi tutto allora c'erano alcuni personaggi che per fortuna oggi non ci sono che anziché parlare internamente parlavano con voi mandando messaggi, addirittura facendo intervenire i giornalisti a nostra insaputa poi per carità puoi pure dire ho invitato un giornalista, ma diccelo perché se dobbiamo parlare anche con i giornalisti faccio una conferenza stampa prima purtroppo c'erano alcune modalità comportamentali che non erano rispettose e non erano leali nei confronti di chi? Un collega, una collega con cui stai parlando e stai lavorando per un progetto comune. Adesso abbiamo il senso di un progetto comune. Se poi noi vogliamo fare un discorso molto più serio e più ampio per quanto riguarda la prospettiva personalistica, ma io stesso, io stesso vi assicuro, vi assicuro che lavorerò. Perché non ci sia questo personalismo, perché credo che sia uno dei mali della politica. È ovvio che in questo momento io sono il leader del Movimento 5 Stelle, ho una grande esposizione, però attenzione: siamo venuti fuori da traumi che ci potevano devastare. Quante volte hanno celebrato il funerale del Movimento 5 Stelle? I nostri avversari, le grandi firme. Presidente. Quindi siamo venuti da un momento molto difficile. Adesso nel nuovo corso. Abbiamo una nuova architettura statutaria, una Carta dei Principe dei Valori, abbiamo creato 170 gruppi, stiamo arrivando a 200 gruppi territoriali. Quindi tutti quei progetti a livello territoriale, quelle iniziative, adesso inonderemo l'Italia, tutte le comunità locali, col nostro entusiasmo, con le nostre proposte. Riceveremo proposte, raccoglieremo istanze. Ci siamo un po' strutturati meglio. Ecco. Presidente, ecco, ma lei adesso ci ha dato lo statuto. Uh... Da statuto, okay. Il Movimento 5 Stelle è un partito contendibile. Assolutamente sì, Beh. perché alla prossima candidatura io ho una scadenza, non sono a vita, la mia è un incarico con scadenza, ci possono essere altre candidature. Ma scusate, io stesso, io stesso anche per la vicenda di Napoli, sono stato rivotato come presidente, come leader del movimento la prossima volta ci potranno essere altri candidati voteremo tutti quanti online se ci sarò anch'io vedremo se mi ricandiderò eccetera perché non è contendibile? Eh, leggetelo statuto, leggetelo no, no, abbiamo, abbiamo... ho già preso abbiamo posizione, posizione perché ho ricevuto, in, ho, ho ricevuto la moglie di Julian Assange in sede ho preso la posizione se volete Sapere i dettagli, ho scritto un biglietto a lui personale perché gli fosse recapitato in carcere. Con la solidarietà il Movimento 5 Stelle ha assunto tante iniziative, nostri europarlamentari e parlamentari a favore di Julian Sanchez. Ne approfitto a questo punto per farle anche un'altra domanda che ci è stata sollecitata prima dal pubblico, prima di salire, anche se non è strettamente di attualità, e che riguarda la mancata revoca della concessione ai Benetton, Autostrade, Ponte Morandi, insomma... Le chiedono perché lei non la revocò. Ah, Noi ne abbiamo chiesto varie volte, però. Mm, eh, guardate, è stato un travaglio terribile. C'è stata la massima determinazione quando tutti, anche forse anche esponenti della coalizione, erano assolutamente contrari, sia nel conte 1 che nel conte 2. L'avete visto perché alcuni parlavano anche in chiaro. Ciononostante, io ho costruito un percorso, ho messo un team con la Ministero delle Infrastrutture, abbiamo creato un team di persone molto serie, molto competenti per accentrare la questione. A un certo punto siamo arrivati a uno spartiacque. Abbiamo, eh, ci ritrovavamo o a revocare la concessione con danni di decine e decine di miliardi, il rischio era questo concreto, ve lo dico dal punto di vista giuridico, c'è poco da fare, c'è la politica ma c'è anche... Voglio dire l'assunzione e le conseguenze giuridiche quando soprattutto concedi, come in passato è stato fatto, c'è cioè una concessione che vai a blindare con la legge, cioè quei vantaggi dati ai Benetton nel corso degli anni sono stati blindati pure con legge, non era quindi solo una concessione, un accordo, come dire, un contratto privato, era stato ratificato con legge. Quindi a quel punto lì abbiamo avuto grandissime difficoltà. E rispetto a questo rischio, abbiamo tenuto duro contro tutto e contro tutti sino al punto da costringere loro a mettere sul piatto risarcimenti cospicui, eh, rinegoziazioni, eccetera, riconduzioni in equilibrio molto più favorevole per lo Stato quella concessione. Ora, a conferma di quello che vi sto dicendo, il governo Draghi, non mi sarà sfuggito che ha revocato la concessione ai Toto. Adesso la stanno uh, ripristinando, perché evidentemente si sono beccati la prima sentenza sfavorevole, la seconda sfavorevole e adesso il governo Draghi, il governo dei competenti, dei migliori, ha collezionato questa figura. Quindi bisogna parlare chiaro, io non ho nulla da nascondere, se volete vi faccio una scheda con tutti i dettagli di questa operazione. Presidente, lei prima ha accennato, ne abbiamo parlato tangenzialmente, il tema della sanità, okay? um, Le due domande sono una tecnica e una politica. Quella politica, se crede che col PD, lei ha accennato che ieri alla festa dell'unità con Bonaccini, se non erro, ha invitato il PD a dare appoggio a una proposta di legge del, del Movimento 5 Stelle che prevede l'aumento all'8% del PIL della spesa sanitaria? Sì, e poi, mi scusi, completo la domanda così ci sì. siamo l'altro aspetto però è più di, diciamo, strutturale lei ritiene che affidare la sanità alle regioni come ha previsto una riforma del centro-sinistra che poi è stata inserita in carta costituzionale sia stato un errore? Cioè affidare creare 20 sanità regionali è stato un errore strutturalmente parlando? Beh innanzitutto io l'ho detto anche ieri io sono reduce dall'esperienza di aver assunto aver avuto la massima responsabilità di governo durante l'emergenza pandemica e quindi il capitolo della sanità lo conosco molto bene e l'ho dovuto affrontare ovviamente con la massima determinazione. Ho constatato, abbiamo tutti constatato con mano cosa significa tutte le implicazioni negative a dei tagli che sono stati fatti alla sanità nei governi passati e b di quella riforma del titolo quinto che ovviamente addirittura ha messo lo Stato centrale nella condizione in pandemia di non poter gestire, perché quello che non si è capito è che la gestione sanitaria durante la pandemia è stata comunque affidata alle regioni, è rimasta affidata alle regioni, è lì che passa la gestione della sanità. Attenzione, qui abbiamo un problema grosso, abbiamo un problema grosso se non lo affrontiamo con determinazione, non solo dimostreremo di non aver tratto nessuna lezione, dalla pandemia ma addirittura faremo anche peggio in prospettiva perché oggi noi stiamo andando verso una contrazione degli investimenti quindi in pandemia li abbiamo invertiti adesso stiamo ritornando ai tagli del passato ecco perché diciamo almeno l'8% noi del Movimento 5 Stelle l'8% del PIL proporzionalmente a essere investito in, in sanità ma oggi il rischio concreto è con le fila che abbiamo per quanto riguarda gli esami diagnostici, le fila al pronto soccorso, carenza di personale, noi ci stiamo avviando, non ce ne accorgiamo adesso. Non ce ne accorgiamo. Perché adesso è qualche notizia che ci sembra astrusa, estemporanea. Ci stiamo avviando una sanità in cui ci sarà una netta cesura tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Vi dico solo questo. In queste ore è stato lanciato un esperimento un policlinico della provincia di Bergamo ha lanciato l'idea la proposta in via sperimentale loro dicono stiamo parlando di una struttura pubblica eh? non la clinica privata in cui se paghi 149 euro salti la fila al pronto soccorso se sei ricco se sei ricco ti vieni qui quindi noi siamo all'esaltazione della disparità di trattamento delle diseguaglianze con l'autonomia differenziata, secondo pilastro, creeremo in modo strutturale un divario tra strutture sanitarie in fascia A e strutture sanitarie in fascia B. E questo sta succedendo con la giustizia, l'avete visto. Abbiamo cittadini ricchi e potenti che in virtù di norme addirittura confezionate ad arte e in più ovviamente dei mezzi difensivi, potranno sottrarsi a qualsiasi processo adesso vogliono restaurare ritornare addirittura a quello proprio della prescrizione dove gli altri paesi ci dicono ma che fate con questa prescrizione e rinunciate ad accertare la verità processuale Presidente, ecco, Presidente, punto, la e quelli alla... che non hanno un santo in paradiso, i cittadini che possono permettersi collegi difensivi agguerriti andranno in galera come i nostri ragazzini, fra un po' adesso noi vedrete al prossimo episodio ci sarà una che riguarda i nostri adolescenti, che è assolutamente esegrabile, attenzione, eh? esegrabile. Però ci sarà uno, una stretta di vite, un altro blitz spot giornaliero che ovviamente quando finirà non lascerà seguito e avremo un'ulteriore norma repressiva e sanzionatoria per i nostri adolescenti. Ma secondo voi possiamo avere questa visione di paese? Possiamo portarla avanti in questo modo? Presidente, ecco, però lei ha parlato appunto e tornavo sull'autonomia differenziata. Questo governo potrebbe farlo con legge ordinaria, cioè senza neanche fare la revisione costituzionale. Perché il centro ha già creato la cornice per fare questa riforma? Cioè non servirà neanche, perché c'è già nella carta la base per fare questa. E la sanità era il primo passo. Allora ripeto la domanda, torno sul punto. Il centro sbagliò a fare quella riforma per inseguire la Lega nel 2001 costituzionale? Assolutamente sì. Oh. Signora, se lei tocca il tema dell'evasione fiscale, qui oggi non ce ne andiamo perché c'è una lista lunghissima di osservazioni da fare. No. Signora, sì, no. non si sente signora, faccio una domanda più... Signora, se, sto... se ha una domanda sull'evasione fiscale, Lampo e la facciamo anche... Lampo però, lampo. Così è un, è, Signora, una, deve è una domanda troppo un per tecnica. Non, non è... Signora, le, le rispondo subito. Noi siamo, noi, siamo, noi abbiamo la nostra particolarità, se ve ne siete accorti, è stata questa, che nel momento in cui l'Italia doveva essere schiacciata, sommersa, eravamo in difficoltà su tutto. Abbiamo costruito, abbiamo cercato di tramutare, come ho detto sempre, le avversità in opportunità. E addirittura durante il momento pandemico più affliggente, noi abbiamo costruito un percorso per contrastare l'evasione. Come? Non mandando la guardia di finanza come fu fatto, vi ricordate, a Cortina, dove vanno un giorno, creano il panico, se ne vanno e non cambia nulla. Perché la Guardia di Finanza ovviamente interviene dopo, quando interviene, e questa è l'esperienza di tanti anche imprenditori, professionisti. Quando arriva la Guardia di Finanza c'è sempre insomma, il patema d'animo, la preoccupazione, anche per chi ha agito bene, no? perché a tutto è molto scrupoloso di avere qualcosa fuori posto. Invece bisogna creare un percorso virtuoso e preventivo. Il cashback fiscale, vi abbiamo dato l'opportunità di farvi appio speed di invogliarvi a usare le carte elettroniche chi non lo voleva fare è stato libero di non farlo, ha usato i contanti senza nessuna penalizzazione, però nello stesso tempo cosa è successo? che abbiamo creato, siamo arrivati a 24 25 milioni di speed 24-25 milioni di APO. la pubblica amministrazione ha fatto un balzo in avanti nella digitalizzazione e noi abbiamo creato un meccanismo virtuoso che contrasta il sommerso in modo fisiologico preventivo e non solo punitivo è arrivato Draghi ha smontato tutto questo non ha ancora spiegato perché un'ultima cosa flash Di questo governo sull'evasione non ne parliamo giusto perché dovremmo intrattenerci una mezz'oretta minimo. Un'ultima un cosa, grazie, un'ultima cosa flash, avrà visto eh, diciamo le polemiche che sono nate dopo che ehm, in un programma di Rete4 condotto da Andrea Gianbruno, che è il compagno di Giorgia Meloni, eh, si, è, diciamo, si sono fatte delle valutazioni sul, sul fatto che se le ragazze eh, siano meno libere di perdere la testa e di non aver paura che un lupo le... Eh, le stupri. Le domande sono due. A cosa pensa di quella frase? B se ritiene opportuno che il compagno della Presidente del Consiglio continui a esercitare la professione di giornalista occupandosi dei temi dell'attualità e delle cose di governo. Beh, fino siamo qui. Le domande le ho lasciate fare anche lei. Alcune, se permette, le scelgo io. Però lasciate i giornalisti che facciano il loro mestiere allora per quanto riguarda uh, quelle dichiarazioni di Gian Bruno, le ho trovato veramente infelici, ma veramente infelici perché qual è il tema? Ha spostato l'attenzione pensateci un attimo: ha spostato l'attenzione non dal lupo che aggredisce alla vittima che può creare le condizioni per subire aggressione. È completamente sbagliato dal punto di vista logico, culturale, da tutti i punti di vista. E trovo, più e trovo ancora più sbagliato che la Presidente del Consiglio, ecco lì vedete il conflitto di interesse, da un lato voleva anche proteggere legittimamente il suo compagno, è questo l'istinto, però attenzione, tu parli da Presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio deve preoccuparsi di consentire a tutte le donne di qualsiasi età, in tutte le condizioni, in qualsiasi luogo, periferia o centro, di poter circolare liberamente in sicurezza. Non Poi, qualcuno l'obiezione che ti fanno i giornali di destra. Ma che ha detto, qualsiasi mamma dice. La propria... Sì, ma lei non è la mamma che parla alla figlia che dice. Non ti mettere la gonna troppo corta, quando vai in discoteca stai attento a cosa bevi. Questo lo dice la mamma, lo dice la nonna. La Presidente del Consiglio deve garantire condizioni di sicurezza a tutte le donne, punto Non mi ha risposto su se è opportuno. Che il compagno della Premier stia in tv tutti i giorni. Eh, voglio dire, c'è un conflitto di interessi, perché quando parlo ovviamente non si sicuramente non è nella condizione, credo, psicologica per svolgere con serenità il suo lavoro avendo la compagna al governo. Però se lui si sente di poter svolgere, Media si sente di poter assecondare questo, la Meloni ovviamente, eccetera. Io voglio dire siamo in una democrazia, non c'è nessuna legge che proibisce questo. Stiamo parlando di opportunità e rimessa agli interessati. Siete proprio un flash. L'ultima. E... Ci sono due manifestazioni che si stanno avvicinando. L'una a Roma delle persone che sono state private del reddito cittadinanza, dovrebbe tenere a fine mese L'altro c'è lo sciopero generale della CGL. Lei andrà a tutte e due ad una delle due, cosa sta pensando di fare? Allora a noi. Uh, staremo sempre a raccogliere il grido di dolore e di disperazione di tutti coloro che non vengono ascoltati, sono invisibili, che sono in difficoltà e quindi a partire da coloro che oggi sono stati privati in modo brutale con un sms del reddito di cittadinanza tra l'altro un messaggio molto ambiguo, fuorviante, falso e in più oggi che non hanno nessun'altra soluzione perché pensate che quella social card, che poi alla fine significa un euro al giorno, una presa in giro, una famiglia come mangia con un euro al giorno, che cosa compri oggi? Ma siete entrati nei supermercati come me? Io ci vado spesso perché vi confesso che mi piace molto, mi diverte fare la spesa. Cioè, oggi con un euro entri, non entri in un supermercato, cosa entri a fare? Il lo metti al carrello, poi ritiri il carrello, te lo porti a casa e non hai fatto nulla, giusto. Quindi è una presa, in, ecco, ha detto bene lei, una presa in giro. È come fare un giro col carrello, riporre il carrello, portarsi l'euro a casa. Perfetto. Hai goduto dell'aria condizionata di un supermercato e questa è la presa in giro del governo. Questa social card riguarda 1.300.000 nuclei familiari. Sotto la soglia ai 6 di 15.000, sapete quanti nuclei familiari abbiamo? 5 milioni e 700 mila. Questo governo ha acceso una miccia in una polveriera. Lo stiamo dicendo da tempo. Noi saremo sempre a fianco a chi non ha voce, a chi non ha un santo qui sulla terra. Attenzione, per quanto riguarda invece la CGL, noi eh, quando si tratta di battaglie giuste le facciamo. Peraltro adesso ha annunciato un referendum sul Jobs Act, la CGL. Noi siamo, riteniamo che il Jobs Act, al di là adesso, se lo valutiamo oggettivamente, è stato un disastro. Renzi ancora oggi dice una sciocchezza che ovviamente un artificio, no abbiamo creato un milione di posti di lavoro, no, ha spostato, attenzione, attenzione, è un dato... Vabbè, io parlo di Jobs Act, non nominare Renzi addirittura, che c'è? Ma che siete contro Renzi voi? Ma che avete un pregiudizio? Allora dicevo, attenzione attenzione, parla di un milione di posti di lavoro no, non è che ha creato quel Jobs Act un milione di posti di lavoro ha spostato dai rapporti, dai contratti a tempo indeterminato a tempo determinato quindi crea creando più instabilità, più incertezza sapete una, una ricerca di Legacop e Ipsos che cosa dice? che tra le ragioni per cui non si fanno figli oggi, ecco, questo dovrebbe guardare il governo, cioè salari bassi e anche la precarietà e il caro vita. Sono queste le ragioni perché oggi non fai figli. Vi dico di più, dico di più. Quel Jobs Act è costato in tre anni, tre incentivi, dei contribuzioni, 17 miliardi. Renzi parla di superbonus, dei soldi del superbonus. Quello è stato un investimento. Qui c'è stata distruzione. Ancora, ultimo dato, mi pa mi scusate se sono... Entro nel tecnico. C'è una rivista si chiama Economic Policy 2021. Una ricerca seria di scienziati ha dimostrato che col Jobs Act è strano a credersi, il tasso di fecondità delle donne si è abbassato di 1,24 si sono fatti meno figli, più instabilità, più incertezza, più insicurezza sul lavoro. Non ho capito la risposta, però sulla piazza. Eh, appunto, eh. Alla, alla... Se va in piazza con la CGL. Andrà alla piazza della CGL, quindi se è tutto. Vabbè. Ma noi vediamo la pia... Quando noi ci sono delle manifestazioni anche di altre forze politiche o sociali, valutiamo la piattaforma, valutiamo qual è l'obiettivo e ovviamente se sono compatibili con le nostre battaglie, noi cerchiamo sempre di dare un contributo perché noi non siamo chiusi nel nostro Hortus Conclusus. La piattaforma dello sciopero c'è. Grazie, il nostro tempo si è concluso, grazie, siamo riusciti anche a fare un paio di domande dal pubblico, un grande risultato. E... Grazie. grazie. Grazie al Presidente Giuseppe Conte per essere stato qui ancora con noi, grazie a Paola Zanchi e a Luca De Carolis. Grazie Presidente, grazie. Grazie a voi, grazie anche per la costanza, spero non vi siate sentiti male sotto il sole. L'appuntamento è per le 16 per parlare degli agnelli. A questo punto ci vediamo dopo, buon pranzo.